Bene ragazzi, sono Marco Feudale, sono un liutaio, benvenuti sul mio canale YouTube Feudo Music, dove di solito parlo di liuteria. Potete trovarmi anche su Doce di Yada Yada Yada. Oggi vediamo come ho costruito la Feudo Music Byzantium, ovvero la chitarra col top di marmo. Quindi, normalmente io non faccio dei progetti molto precisi eccetera, semplicemente disegno la mezzana sul legno e vado da lì. Invece qui ho dovuto fare un pochino di calcoli per capire quali erano le dimensioni della tastiera. Banalmente, essendo una 8 corde, non avendo mai fatto una 8 corde, mi serviva fare un pochino di calcoli. Ho usato un programma tipo CAD, come vedete qui, e sono riuscito bene o male a capire quali fossero le dimensioni della tastiera, quindi capotasto, tacco del manico. Per fare ciò ho per lo più usato la posizione delle corde. Intanto sono partito dal fatto che già sapevo di avere 60 mm al capotasto, perché quello l'avevo deciso io arbitrariamente, mentre dovevo decidere la dimensione del tacco della chitarra, e quindi lì ho semplicemente utilizzato la posizione delle corde, ho fatto un pochino di calcoli come state vedendo qui sul CAD, e ho scelto comunque come larghezza del tacco del manico, quindi dalla tastiera al tacco, alla fine della tastiera, 80 mm. E alla fine è venuto abbastanza bene, perché sono riuscito ad avere una bella dimensione, abbastanza largo da non far uscire le corde, cosa che ho visto essere un problema sulle 8 corde, alcune almeno, e però abbastanza stretto da poter essere del tutto suonabile. Ora, a questo punto quello che dovevo fare chiaramente era trasferire tutto quello che avevo pensato, avevo visto sul CAD, trasferirlo sul legno. E qui ho usato una penna, è stato uno dei miei piccoli errori, ma perché siccome il legno è particolarmente scuro, io magari sarei riuscito tranquillamente a vederlo, ma voi no. Quindi ero un pochino limitato dal fatto che dovevo far vedere che stavo a fare, motivo per cui io spesso uso le penne. Però va bene, niente di troppo complicato. Qui ho disegnato la mezzana del mio pezzo di legno, e da lì, o comunque di uno dei due lati, perché non erano entrambi perfettamente dritti, quindi ho scelto il lato dritto e ho proseguito da lì, e ho disegnato tutto quanto il corpo. Non è stato niente di complesso, e qui ho fatto una cosa, e vedrete tra poco. Ora mi metterò un pochino di musica e vi lascio guardare, che qui ho letteralmente disegnato il corpo su un pezzo di carta, perché era l'unico modo per farlo uguale a entrambi i lati. E ho avuto, come potrete vedere a breve, un pochino di problemi nel segnare i buchi delle sellette, perché non riuscivo a tenerle ferme. Alla fine ho fatto una alla volta. Comunque, adesso mi sto zitto e vi faccio vedere che ho fatto su sta chitarra.
Quindi sono arrivato al momento di dover tagliare la chitarra. E come sapete, se chi, per chi mi ha seguito in live, perché sì, ogni tanto faccio pure le live su, sempre su YouTube, e non mi piace particolarmente tagliare con elettroutensili, seghe a nastro, seghetti alternativi, non mi piacciono. La sega a nastro non ce l'ho, ma proprio per essere semplice, per essere onesti, non ce l'ho. Non ho particolarmente intenzione di comprarla per il momento, perché non riuscirei a giustificare la spesa. Comunque, per prendere una sega a nastro buona per questo tipo di lavori bisogna spendere, diciamo, quei almeno 200 euro, dai, una robetta da 70 euro non gliela fa se rompe dopo una settimana, quindi preferisco utilizzare utensili manuali, mentre un seghetto alternativo li trovo estremamente rumorosi, estremamente imprecisi, o almeno quelli che ho avuto la sfortuna di poter provare, e quindi preferisco di gran lunga lavorare direttamente a mano. Però questo sono io. Comunque, per tagliare a mano un corpo, di base ci vuole una buona quantità di pazienza, ma ci vuole anche un pochino di precisione, perché la lama del seghetto, in questo caso questo è un segaccio, non gli piacerà andare esattamente dove volete voi. Dovete evitare di forzarla, perché altrimenti, come potreste aver visto già in questo momento, la lama potrebbe piegarsi, o se la forzate troppo e quella si incastra potrebbe addirittura spaccarsi, e specialmente magari seghetti più fini come le Dozuki o le Kataba, oppure semplicemente piegarsi e rovinereste 20-30 euro di lama. Quindi magari ci fate un pochino attenzione. Di base, per tagliare a mano bisogna evitare di forzare la lama, lasciate soltanto che un pochino il peso del vostro corpo e un semplice movimento delle vostre mani faccia scorrere la lama avanti e indietro sul pezzo di legno, e da là semplicemente quella, col fatto che ha i denti particolarmente affilati, quindi attenzione pure alle mani, perché sì, questi oggetti possono tagliarvi un dito come una sega a nastro, un seghetto alternativo, dicevo, semplicemente lasciate che i denti affilati del segaccio facciano il loro lavoro senza forzarli troppo. Metteteci quel quantitativo di forza che basta a farla tagliare nel legno, ma senza esagerare. Lo sentirete, perché c'è il punto in cui il segaccio si bloccherà e non vorrà andare più avanti, lì lo state forzando. Ora io mi fermo, vi lascio un pochino con un pochino di musica e ci vediamo tra pochissimo.
quindi è arrivato il momento di segnare i due truss rod, perché sì, questa chitarra ne ha due. Allora, non è strano per una 8 corde avere due truss rod, non è proprio standard, ma non è neanche incomune come cosa, non è neanche rara, ok? Di base questo serve ad avere un pochino più di versatilità sulla regolazione del relief dello strumento, perché così potete avere un pochino più di relief magari sulle corde basse per la ritmica eccetera, fate vibrare un pochino di più come se fosse un basso, e mentre avere un pochino meno relief, quindi un manico un pochino più dritto sulle corde alte, questo vi permette di fare degli assoli più comodi. Una cosa che io trovo abbastanza scomoda di alcune 7-8 corde, che bisogna effettivamente settare un manico quasi come un basso in alcuni casi e per alcune accordature, quindi diventa un pochino complesso per lo strumento lavorare in maniera corretta. Quindi preferisco cercare di fare, perché ho preferito utilizzare questa opzione, quindi i due truss rod. Allora, qui ho dovuto fare un pochino di prove per vedere quale fosse la posizione ottimale dei truss rod nella tastiera, quindi nel manico, però quindi vedrete un sacco di righe, cosa ho fatto un casino, però mi capivo da io, quindi era più che sufficiente. Però quello che ho fatto semplicemente alla fine è stato metterli a un centimetro di distanza l'uno dall'altro, e ho trovato che fosse la posizione ideale, quindi perché stavano per lo più, noi dico un centimetro circa, non mi ricordo la misura precisa, però stavano per lo più sotto alla, vediamo, terza e quarta corda, diciamo più o meno, in realtà più verso seconda e terza, un po' più spostati verso la terza, quello degli alti, e poi l'altro era fra sesta e settima, un po' più verso la sesta se non mi ricordo male. Comunque sono in una buona posizione per regolare le due parti del manico comodamente ed avere abbastanza spazio per fare un manico comodo con la forma AC. Ora ho avuto un pochino di problemi nel scavare le cavità con la fresatrice, perché uno, il mio template mi ha dato un sacco di problemi, non ho capito quale fosse il motivo, onestamente non lo so, probabilmente magari si è consumato nell'utilizzo eccetera, però in questa chitarra che state vedendo adesso non mi ha dato assolutamente nessun problema, la chitarra, la cavità del truss rod è venuta perfetta, magari giusto un piccolo dettaglio che posso sistemare all'inizio, come vedete un pochino più larga, scusate un pochino più lunga, ma niente di che, però ha funzionato più che bene il template. Qui invece mi ha dato un bel quantitativo di problemi e quindi alla fine ho dovuto sistemare un botto delle cavità del truss rod. E poi probabilmente la punta che ho utilizzato, la fresa che ho usato, era non del tutto affilata, probabilmente devo provare a affilarla oppure comprarne una magari migliore. Queste erano quelle incluse con la fresatrice, quindi non erano proprio, non so, proprio di sta gran qualità. E poi una certa è uscita via dal mandrino, quindi mi ha creato un pochino dei danni sul manico e ho dovuto sistemare un po' di cose, però comunque siccome erano coperte dalla tastiera non si vedevano proprio. Comunque io vi lascio con quello che ho fatto e ci vediamo tra pochissimo per trarre un pochino le conclusioni e spiegare le ultime cose su sta chitarra.
3, 4. C'ho l'anni del cucù, mi scocchiano l'ossa, so vecchio bacucco, son pizza la fossa. Si faccio le scale, ci arrivo sfiatato, si prova a china, mi rimano piegato. Son mezzo ciecato, mi guardo allo specchio e per quello che vedo son povero vecchio. So vecchio, so rotto, non sforzo davvero, c'è il caso sicuro che qui faccia il botto. Ma da qua non mai guardato, tutto un botto, un better cori. T'è zompato, sei svegliato, sei rimesso a camminà. C'ho l'anni del cucco, mi scocchiano l'ossa, so vecchio bacucco, sentenza la fossa. So stacco, so rotto, non c'ho più capoccia, mi scordo di tutto, ma sai che mi scoccia. Te dicono bravo, la prendi con calma, e beh se capisce, so quasi una sarma. C'ho l'occhio abbottati, gli denti cariati, le ore contate, le segue pagate. Ma da qua non mai guardato, tutto un botto, un Peter Cori. Ed è zompato, sei svegliato, sei rimesso a camminà. Ma da qua non mai guardato, tutto un botto, un Peter Cori. Ed è zompato, sei svegliato, sei rimesso a camminà. Ma da qua non mai guardato, tutto un botto, Peter Cori. Si è zompato, si è svegliato, si è rimesso a camminà.
a questo punto devo segnare le posizioni dei buchi della paletta. Scusate se ho spostato la telecamera in maniera così imbecille. Allora, di base qui ho voluto trovare una posizione che fosse comoda sia per non far toccare le corde fra di loro, sia per avere una paletta esteticamente piacevole. Ora, di solito io faccio questo tipo di lavoro: prendo la posizione delle corde sulla tastiera, quindi sul manico in realtà, e da lì mi segno o la sesta, in questo caso l'ottava, l'ultima o la prima corda. Mi faccio tutto un lato, in questo caso sono partito dall'ottava corda, mi segno le posizioni delle meccaniche su tutto quanto un lato, su tutto quanto un lato, e poi lo ricopio dal lato successivo. Qui ho fatto un pochino di prove perché non ero ben sicuro di cosa avrei fatto. Ok, non ero assolutamente sicuro di che forma avrei fatto. Qua l'ho abbozzata, ho detto che più o meno è questa. Infatti poi l'ho dovuta un pochino riaggiustare dopo, prima di mettere le meccaniche, perché altrimenti non avrebbero girato, perché toccavano sulla tastiera, li toccavano sulla paletta. Però ho voluto fare questo disegno, quindi poi segnare le posizioni dei buchi prima di portare a spessore il manico, portare a spessore la paletta, eccetera, perché in questo modo ero sicuro al 100% che sarei riuscito senza troppi particolari problemi ad avere una posizione precisa dei buchi e poter poi lavorare sulla paletta senza crearmi particolari problemi nel dire ok, poi devo vedere dove andare i buchi, posto scomodo perché la paletta è più bassa rispetto al resto del corpo, non riesco a mettere il righello, così è molto più facile. Quindi non faccio altro che ora segnare le posizioni delle meccaniche e considero anche quanto è grande, quanto è il diametro del piolo, chiamiamolo, no piolo, del perno della meccanica, dell'albero della meccanica. In questo modo posso vedere se una delle corde tocca magari un albero che non sia il suo, o se le corde toccano tra di loro, eccetera. E una volta fatto questo non faccio altro che ricopiarlo a specchio dall'altro lato, facendo quattro linee perpendicolari alla mezzana, segnarmi la posizione e semplicemente la calcolo con un righello e la rifaccio dall'altro lato. Controllo che tutte le meccaniche siano la stessa distanza l'una dalle altre e sto a posto. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi lascio il resto con un pochino di musica e noi ci vediamo al prossimo video in cui parleremo di altra roba. Bella raga, alla prossima. Ste durive indo Stargianicolo, prima di Roma c'è stavo già. Tra ste durive indo Stargianicolo, pecoraro che andava al pascolo scendeva il fiume per beverà. Il pecoraro che andava al pascolo, tutta la sponda sotto Argianicolo era d'erena di qua e di là, e dentro l'acqua c'è stava un popolo di gente strana che non si sa. Tra ste due rive indo Argianicolo, prima di Roma c'è stavo già. Prima di Roma c'è stavo già. Quando arrivava il sole col caretto e l'acqua diventava trasparente, le ninfe oceanine facevano le corse per corrente. Tra ste due rive indo Argianicolo, prima di Roma c'è stavo già. Tra ste due rive indo Argianicolo, il lupo nero che era un pericolo veniva sempre per provocare, il lupo nero che andava a pecore, pure di notte come miracolo ci si vedeva nel camminare, l'arena bionda sotto Argianicolo spelluccicava di qua e di là. Tra ste due rive indo Argianicolo, prima di Roma c'è stavo già. Prima di Roma c'è stavo già. Quando tornava il sole col caretto e l'acqua diventava trasparente, le ninfe e i tritoni facevano l'amore per corrente. Ci ripenso a sto spettacolo, me veda piagne perché se sa. Se ci ripenso a sto spettacolo, e su ste rive indo Argianicolo, l'arena
bionda più non c'è sta, l'arena bionda sotto Arcianicolo.